Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 20 dicembre, fatto da un posto, come potete vedere, un po' più caldo rispetto a quel freddo gelido che ho lasciato ieri a Milano. E, su tutti quanti i giornali italiani, la bellezza della tecnologia che si possono leggere anche da qua, che cosa ci dicono? Intanto ci dicono che questa manovra è passata, ma è passata senza che la procedura di infrazione venisse annunciata. Qual è il prezzo che ha pagato questo governo giallo-verde? L'intervista oggi di Conte al Corriere della Sera dice che ha convinto i vice premier, i due suoi vice premier, fa un grande elogio di Mattarella. Si capisce dal chi vince e chi perde anche dell'importo e dell'apporto del Presidente della Repubblica Mattarella in tutta questa vicenda, ma la sostanza è che la manovra del cambiamento passa da 38 miliardi a 31 miliardi. E forse il dettaglio più importante di questa manovra del cambiamento è che nel giro di un mese, 38 giorni, tanto è passato dal balcone, come vi ricorderete, di Palazzo Chigi alla modifica che è stata raggiunta ieri, la crescita del prodotto interno lordo italiano è passato dall'1,5% all'1%. Questo, se volete, è il dato più incredibile, perché mentre il fatto che un governo possa più o meno spendere, più o meno tagliare, più o meno tassare è nelle sue facoltà, l'idea che si possa cambiare il numeretto del PIL, cosa che in tutte le altre finanziarie si è fatto, nel senso che si diceva un numero e poi a consuntivo il numero era diverso, beh, insomma, il fatto che in 38 giorni cambi il numeretto del PIL, forse è la cosa più ridicola di questo cambiamento, cioè era ridicolo il numero di crescita che loro davano, perché cosa succede? Se tu dici che cresci tanto, puoi permettere di spendere relativamente di più. Se tu cresci poco, cioè l'1%, è molto più difficile spendere. Insomma, questo è il senso. E vi segnalo che poi su questi 10 miliardi recuperati in fretta e furia ci sono 8 miliardi più o meno di tasse, 9 miliardi più o meno di minori spese e un miliardo e mezzo, 1,2 miliardi di tasse in più. In sostanza, soltanto su un comparto, cioè quello delle slot machine, tra il decreto dignità e questo hanno tolto 1 miliardo. Allora, a me va bene tutto quanto, tra l'altro non va bene l'idea che si tassi il gioco. Io penso che l'idea moralistica per cui si debba tassare il gioco perché fa male è una roba ridicola, perché semplicemente se uno si vuole ammazzare di gioco lo fa attraverso canali non legali, e anzi la legalizzazione del gioco è quello che ha portato a una regolamentazione, a un controllo. Beh, insomma, noi continuando a tassarlo in questa maniera non faremo che spostarlo in prospettiva fuori dalla legalità. Pensate che questa sia una prerogativa del Movimento 5 Stelle? Sbagliato! Centrodestra e centrosinistra nei loro comuni hanno sempre fatto i moralisti contro il gioco, cioè tu non puoi aprire a più di 100 metri, 200 metri della chiesa, della parrocchia, della scuola, eccetera, come se oggi col cellulare uno non potesse giocare dalla Thailandia come faccio io tutte le ore. L'altra cosa fondamentale, oltre al taglio che va tutto sul gioco praticamente, è il taglio agli investimenti. Abbiamo detto che il paese riprende se si investe, abbiamo tagliato 2,2 miliardi. Inoltre è stata prevista una clausola di salvaguardia o di garanzia, cioè se noi spendiamo più di quanto previsto, sapete che c'è di nuovo, ci sono 2 miliardi di fondo a tutela della Commissione europea. Come si possa dire che questa manovra sia simile a quella pensata inizialmente, per me è un mistero, anzi non è un mistero, perché la motivazione che danno Di Maio e Salvini, me l'hanno dato recentemente a me in televisione, è che i due grandi capitoli di questa manovra, reddito di cittadinanza e quota 100, cioè riduzione della Fornero per 300.000 persone, facendo andare persone in pensione a 62 anni più 38 di contributi, beh, insomma, in quei casi quelle due manovre sono state mantenute. Motivo per il quale qualcuno, e il commento direi lo fa oggi Cottarelli, dal punto di vista tra Europa e Italia, cioè tra Commissione e Conte, la partita è finita pari e patta. Però non serve a nulla questa manovra, dice Cottarelli, per la crescita e tantomeno serve per i conti pubblici che saranno lì traballanti l'anno prossimo come quest'anno. Anzi, come dice Bekis oggi sul Tempo, abbiamo rinunciato a 38 miliardi in 3 anni. Questa manovra è stata cambiata di 38 miliardi, 10 quest'anno, ma 28 nei prossimi anni. E in più ci sono delle clausole di salvaguardia che fanno scattare aumenti d'IVA se non dovessimo rispettarle. Insomma, cosa è successo? Nel frattempo, i critici di questa manovra dicono, la Fondazione, prendono tutti a paragone e i dati
dati, lo fa il Sole 24 Ore, lo mette a pagina 2, i dati della Fondazione IUM, quella di Ricolfi, che dice che abbiamo bruciato sull'altare di questa manovra, di questo governo, 244 miliardi. Io di questo dato però direi che bisognerebbe prenderlo molto con le pinze, per due ordini di motivi: per essere seri nei confronti anche di un governo che può non piacerci, soprattutto di una manovra che fa schifo, ma perché bisogna prenderli con le pinze questi 244 miliardi bruciati? Punto primo, bisogna vedere come sono andate le borse italiane relativamente alle borse di tutto il mondo. Non è che le borse di tutto il mondo in questo periodo sono andate bene, e quindi noi forse abbiamo ridotto le nostre quotazioni, ma anche altri l'hanno fatto, quindi l'effetto depurato del governo è relativo. Seconda questione: l'Italia è stata la maggiore beneficiaria degli acquisti sui titoli fatti da Draghi, che sarebbero smessi comunque, che avrebbe smesso comunque, Conte o non Conte, e anche in questo senso bisogna capire quanta parte dell'aumento del costo del debito pubblico italiano derivi dalle cazzate fatte da questo governo e quanto invece derivi dal fatto che Draghi non comprerà più di titoli di Stato italiani come quelli portoghesi, greci, spagnoli, insomma del sistema europeo. Certo, qualche cosa avranno fatto anche loro. E anche ultimo, terzo elemento di criticità rispetto a questi 244 miliardi, non sto difendendo il governo, sto cercando di essere, per credetemi, un po' più freddo, disincantato. Beh, insomma, i titoli si bruciano quando si realizzano, quindi i 244 miliardi sarebbero bruciati secondo la Fondazione IUM. La capitalizzazione in borsa di banche e compagnia cantante oggi hanno un 10-20% meno dei mesi scorsi, ma potrebbero anche recuperare. Se non vendi, non recuperi e non perdi. Beh, è straordinaria tutta la vicenda inglese, perché a parte la questione dei visti inglesi per gli italiani e per gli stranieri, che saranno soltanto di un anno per quei lavori umili, 5 anni per i lavori che generano un reddito superiore ai 30.000 sterline, cosa che mi sembra legittima in un paese: se non c'è reddito non ci puoi stare, e il visto è in funzione di quello, soprattutto quando quel paese ha deciso di non far parte più dell'Europa, quindi non vedo quanto c'è da scandalizzarsi. Trovo fantastico oggi l'atteggiamento che c'ha il Daily Mail nei confronti di Corbyn, il leader laburista, che avrebbe detto alla May, cioè gli hanno letto il labiale, che sarebbe questa stupida, e lui dice che non ha detto questa stupida, però quelli del labiale presi dal Daily Mail dicono che avrebbe detto questa cosa. C'è una grande polemica per il motivo che la May si è beccato l'insulto da Corbyn, che gli ha dato della stupida e non si è scusato. Solo pochi giorni fa Juncker gli aveva detto quanto sei fumosa. Cos'altro succede? Dalla manovra bisogna segnalare altre due cose interessanti: la web tax, che oggi Italia Oggi mette come apertura, che è una tassa per le piattaforme digitali. Mi riprometto di parlarne nei prossimi giorni, perché varrebbe soprattutto per Amazon, eBay, e insomma è una tassa sui ricavi ed è pari al 3%. Bisogna vedere come la si fa una tassa di questo tipo, perché rischia di essere pericolosissima, perché una tassa sui ricavi, nonostante può essere sacrosanto l'idea di non rendere competitivi in maniera sleale questi giganti del web, bisogna sempre stare attenti come si verifica. Nel frattempo i militari dovrebbero tappare le buche di Roma, pare che sia ritornata questa ipotesi, anche se non piace al Ministero della Difesa. E in temi economici la vera grande novità è quella della Federal Reserve, cioè la banca centrale americana ha deciso di rialzare i tassi. Il suo Draghi si chiama Powell, ha aumentato dello 0,25, portando al 2,5% i tassi americani. Vi ricordo che l'America crescerà l'anno prossimo del 2,3%, cioè il doppio dell'Italia, e soprattutto il dato fondamentale, c'ha il 3,5% di disoccupazione, cioè sostanzialmente non esiste la disoccupazione. Eppure Trump è arrabbiatissimo con la Fed, perché dice: non dovete permettere di alzare i tassi nonostante la ripresa non ci sia. Fazio è sotto gli occhi di tutti quanti i grillini, che lo vorrebbero spostare dalla prima serata di Rai 1 alla seconda serata di Rai 3, il che vuol dire la morte per un programma che, come voi sapete, cambia molto a seconda del posto in cui si trova, perché una seconda serata a Rai 3 dipende da quello che c'è prima. Le seconde serate, ne so qualche cosa, derivano dal film, dalla trasmissione che c'è prima. Se una trasmissione prima fa 5, 6, 7%, col cavolo che la seconda serata può mai fare gli ascolti di Fazio. Dunque è un modo come un altro per far fuori l'antipatico per i grillini, Fabio Fazio.
Piero Ignazzi, molto interessante oggi su Repubblica, ci spiega che valuta i sondaggi dell'SVG, cioè da dove arrivano i grillini. Sapete che i grillini dicono siamo non, né di destra né di sinistra, ma questo lo dicono i capi. I loro elettori, secondo questo sondaggio, per il 50%, che è una cosa che è percepibile facilmente dal capire come si muovono i loro dirigenti, cioè il 50% dei grillozzi si sente di sinistra, il 16% si sente di destra, il resto non si sente né di destra né di sinistra. Beh, insomma, allora direi che è abbastanza chiaro dove si sentono i grillozzi. Antonio Di Maio, il papà di Di Maio, è stato indagato per deposito irregolare di rifiuti, sarebbero una cariola, dei calcinacci, dei secchi e dei bidoni. Allora, pensate che io abbia simpatia nei confronti della famiglia Di Maio? Da un punto di vista politico certamente no, ma quando in un paese come questo un signore viene indagato, una procura si deve occupare del padre di un ministro perché ha messo dei calcinacci in una roba che dovete vederla come cavolo è, vuol dire che questo paese non si deve difendere da Antonio Di Maio, ma dalle leggi assurde che hanno fatto prima di Antonio Di Maio e che continuano a fare il figlio Di Maio per rendere questo paese impossibile da gestire per le imprese private. Perché se c'è il reato di deposito incontrollato di rifiuti, vuol dire che veramente in questo paese non si può fare nulla. Aug Corrado. Danilo Taino, e concludo con lui, oggi un pezzo favoloso sul Corriere della Sera, leggetevelo, sulla retorica della disuguaglianza, ci spiega che negli ultimi 15 anni il 20% più ricco della popolazione ha visto aumentare il suo reddito del 16%, il 20% più povero della popolazione l'ha visto invece aumentare del doppio, del 32%. Insomma, lui scompone i dati sulla disuguaglianza, sulla ricchezza, il cosiddetto coefficiente di Gini, cioè quello che dice quanto un paese più o meno uguale, e vi dà dei numeri completamente diversi da quella che leggete tutti i giorni nell'opinione unica del giornalista e dell'economista unico, che ci dicono la disuguaglianza. Guardate come scrive Danilo Taino oggi sul Corriere della Sera, io l'avrei fatto partire dalla prima pagina, avrei titolato tutto il giornale su quello, ma è una roba che comunque piace soltanto a quattro interessati come siamo noi delle questioni economiche. Beh, insomma, caro Marcello, grazie, roba per Woodcock, qualcun altro dice, non sono le leggi sbagliate, sono sbagliati i magistrati, secondo me ci sono anche troppe leggi, la classe media, te lo leggi nel pezzo di Taino, è andata forse quella che è cresciuta un po' meno degli altri, i grillozzi non sono né di destra né di sinistra, sono solo degli idioti, dice Santo, ma io non la penso così, perché non bisogna mai demonizzare un partito che prende il 30%, ci sono dei dati sulla classe media, li dico, e sono inferiori a quelli della classe più povera e della classe più ricca, Salvini intanto sale nei sondaggi, dice Dario, cosa che mi sembra per ora inequivocabile. Ragazzi, un saluto, domani ci rivediamo dalla Thailandia, io non mollo, anche perché qui stando 7 ore o 6 ore, non mi ricordo bene, in ritardo rispetto all'Italia, posso leggermi in anticipo rispetto all'Italia, mi posso leggere i giornali con tutta comodità. A domani mattina, ciao!